Roxy. Ed esistono gli angeli perché Grazia gli ha chiesto: cosa vuoi cantare a Roxy Bar? E lei ha detto: gli angeli. Perché? Ma perché sono convinta che non siamo abbandonati a noi stessi, che ci sono degli angeli tra di noi che hanno le nostre sembianze, ma guardarli bene sono delle persone speciali. Non sempre ci rendiamo conto che sono delle persone speciali, però io sono convinta che ci sono. E c'è qualcuno dall'alto che ce li mette vicino e loro ci sanno parlare. Tu? Eccone una. Chi? Io? Io sono un angioletto, sono stata mandata qui 33 anni fa. Sto aspettando ancora che mi riprendano. Sono ancora qua, hai capito? Adesso ci hanno appiccicate, vabbè. Faccio l'angelo per grazia. Fai gli angeli. Mi sì. Canti questa canzone? Sì. Disartano i cieli e in mezzo a noi si confondono, ma gli angeli nel buio poi risplendono. Gli angeli nascondono le ali sotto giacche fantastiche, ma dagli angeli poi qualche piuma cade giù. Tu secondo me brilli d'oro, comunque tu vicino a me resterai. Oh, tu secondo me sei del cielo, comunque tu mai via da me volerai. Ci sembrano uguali, ma poi quando camminano questi angeli hanno le scarpe un po' più su. Tu secondo me brilli d'oro, comunque tu vicino a me resterai. Oh, tu secondo me sei del cielo, li smascherà. Per questo di angeli non ce ne sono quasi più. Tu secondo me brilli d'oro, comunque tu vicino a me resterai. Oh, tu angelo mio sei del cielo, mai via da me volerai. Bravo. Vorrei presentare Andrea Zuppini alla chitarra. Ascolta, tra l'altro io so che tu Rossana Casale, che dopo ci canterai un pezzo, e tu Grazia andrete a Sanremo assieme. Già. Allora, ci potete fare un po'? Avete già la canzone di Sanremo? Come sì. No? Sì, ce l'abbiamo. Sì. Allora, ci potete fare soltanto il ritornello? È che non so. No, nel senso, non si potrebbe fare, però solo il ritornello, un pezzettino della strofa, lo facciamo. Grazie. Guarda che... Dai. No, solo il ritornello. Vai. Era uno scherzo. Era l'unica cosa preparata. Era uno scherzo, perché... Siccome Roxy Bar è un po' al di fuori della discografia certe volte, no? E siccome sappiamo che i loro discografici stanno guardando, era già com'erano? Già con i sudori. Fibrillazione. Lucio Fabri, il nostro produttore, è svenuto in questo momento davanti alla televisione. È svenuto, sicuramente. Fatto un team già squalificato. Tra l'altro, io prima ho sentito, quando avete visto entrare Grazia Di Michele, tu a momenti svieni. Perché? Infatti, è perché è dolci, cioè è proprio stupendo.
Non lo riesco a dire, però... Non è solo quello che canta, anche quello che scrive. Ha scritto una canzone che si chiama Io e mio padre, che io, cioè, non, sembra che... Sembrano cose che ho scritto io, è stupenda proprio, veramente. Se dopo c'è un po' di tempo, non so perché siamo già... Venite con me, la volete cantare? Se lei vuole. Lei canta. Andatevi vicino subito, dai. Qui, ragazzi, io vi chiedo scusa perché qui si fa una scaletta, ma poi come vedete salta tutto. Allora, quindi, mettiti qui vicino, ecco. Allora, io vi microfono, ok? Soltanto un pochino. Potessi parlarti di me in questi giorni che il sole non c'è senza confondermi, perché sei mio padre. Sono intonata. Se potessi cantare per me l'unica storia che al mondo non c'è, mi ricorderei che sei mio padre. Ti poserei la testa tra le mani e mi addormenterei, sognando isole e sirene in mezzo al mare. Ma non ho più fuochi da rubare in questa notte blu, li hai visti forse tu, che sei mio padre. Wow.